Che cosa pensa un atleta come te che ha raggiunto questi grandissimi risultati quando arriva l'infortunio? Quella è la prima cosa che pensi. È stato uno dei momenti più difficili, quell'infortunio del quale parli. Mi immagino ti riferisci alla rottura del tendine di Achille, esatto. Una settimana prima dei Giochi Olimpici di Barcellona. Pensate, avevo lavorato lì non 8 anni praticamente per quelle Olimpiadi, ero molto. Avrei avuto anche possibilità di vincere più di una medaglia nelle varie specialità, sì. Non solo agli anelli, andavo bene al corpo libero. Uh-huh. Ed è stato un momento molto difficile, quell'infortunio, perché ho capito che anche se tu programmi esattamente una cosa, sai il percorso che devi fare per raggiungere quell'obiettivo, può capitare che qualcuno, non lo so, ti mette davanti un ostacolo, un grande uh-huh. ostacolo molto alto. E lì è una sensazione difficile da gestire, perché ti crolla il mondo addosso, dici ma perché a me, ma perché io pure non ho sbagliato, e lì per uscire la mia strategia è stata quella di, dopo aver accettato l'infortunio, che non è semplice, accettare che le cose possono andare in un certo modo, mm-hmm. e trasformare questa tecnicità in un'opportunità, bene, che è molto difficile, bene, ma è fattibile, è possibile.